Quindi vuol dire, mi dispiace e chiedo scusa a chi ha chiesto la mia opinione rispetto a questo, ma questa è la mia risposta era stata data rispetto a ciò che vi ricordavo, rispetto a una delibera del 2004 che io sicuramente non ricordavo. Quindi io in qualche modo sento di dispiaciuto di scusarmi, ho dato una risposta in totale buona fede e devo comunque ribadire la correttezza del svolgimento delle omissioni che si qui svolte. Ma vuol dire anche da te? Vuol dire che sicuramente è stato così, non volevo fare personale, volevo dire. Io credo di avere un po' più colpa degli altri, mi dispiace la mia fare come avete fatto neanche quando mi sono dietro al microfono, ho ripetuto quello che mi ricordavo rispetto alla delibera del 2004, che mi francamente poi non ho in qualche modo avuto modo di vedermi l'attuazione perché non partecipo alla commissione. Non è ripeto, scusami, dovrei però semplicemente spiegare ciò che è successo dal mio punto di vista. Posso? Allora, prendendo atto di quello che fino ad ora ha espresso il Presidente, io per chiarezza però devo in qualche modo citare in maniera chiara chi sono i soggetti interessati. Quindi in tutta questa vicenda evidentemente c'è un danno, c'è un responsabile del danno, c'è un danneggiato, anzi una proprietà di danneggiati, e secondo noi c'è anche un risarcimento. Quindi per chiarezza, i danneggiati sono sicuramente i consiglieri del centro di vista alternativo, per cui per questa omissione, per questa negazione riguardo alla mia richiesta personale che spesso fa per il cliente e che è sempre stata respinta quando chiedevo se era possibile la sostituzione di membri di commissioni tra gruppi diversi della stessa coalizione, ovviamente i danneggiati sono i consiglieri del centro di vista alternativo. Il responsabile del danno è sicuramente il Presidente, perché io personalmente questo tipo di richiesta la facevo al Presidente del Consiglio. Devo dire anche che nel momento in cui facevo questa richiesta, molto spesso mi è anche venuto il dubbio, perché chiaramente facevo questa richiesta anche su l'onda di quello che mi diceva il mio gruppo, il mio amico, che si basa sull'esistenza di questa delibera per questa conferenza del gruppo, e non nascondo che passare il tempo, tre volte il Presidente del Consiglio ci negava questa possibilità e mi negava questa possibilità, mi è anche venuto il dubbio che il mio gruppo in qualche modo si sta sbagliando, che questa delibera della conferenza del gruppo che Marco Cini ci dà, ho avuto il dubbio di noi stessi, io a memoria non ho fu deciso con presa da qui, quindi portato qua per un periodo del tempo, io l'ho sempre citato, quindi per me non dire che mi sto dando tutto. Quindi sicuramente i danneggiati sono i sottoscritti consiglieri del centro sinistra della Corazione. Il responsabile, come dicevo, secondo noi, il Presidente del Consiglio, che si è reso tra virgolette colpevole di questa vicenda che è accaduta. Il danno secondo me due tipi di danni: un danno morale, e con queste scuse che mi permetto di dire molto 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 timide e breve da parte del Presidente del Consiglio, io mi aspettavo un intervento un pochino più deciso, invece ho sentito un intervento in cui il Presidente cercava quasi di non citare i soggetti interessati alla vicenda. Quindi sicuramente un danno di tipo morale, comunque prendiamo per buone le scuse che il Presidente ci porgeva, quindi un danno morale che con queste scuse viene in qualche modo risarcito. Però c'è un tipo di danno che nessuno, e nemmeno il Presidente, il Presidente ha avuto a cuore di citare e di occupare. C'è un danno economico, perché dal momento in cui il Presidente del Consiglio con quella risposta tutte le volte